Una marcia di pace che viene da lontano, una pace che arrivi lontano con te, quando il mondo ti chiede davvero una mano la pace. Ho fatto subito l'invito che gli avevo posto per dare a Fernanda questo attestato come ambasciatrice di pace. Io non voglio né fare discorsi né niente, voglio solo presentare e vorrei che il presidente della provincia di cui siamo ospiti parlasse subito, anche perché credo che abbia impegni, come si dice, istituzionali. Ci piacerebbe che restasse, però. Buonasera a tutti, io voglio anzitutto formulare a tutti i convenuti il benvenuto nella sede della provincia di Foggia, dall'amministrazione provinciale, Palazzo Dogana, la sede che è istituzionale che in questo momento ci ospita. Sono anche onorato a nome dell'istituzione che rappresento questa sera di ospitare nella sala del Consiglio provinciale, nella sala consigliare, la signora Ferdinanda Sacco, la nipote di Nicola Sacco, questo martire della libertà che noi questa sera vogliamo ricordare e celebrare. Chi per la libertà ha rinunciato al bene più prezioso che un essere umano può avere, che è la vita. Quindi un sacrificio il massimo che un uomo possa compiere in nome di un ideale e di un principio così importante qual è quello della libertà. Lo facciamo riconoscendo a una sua familiare, a sua nipote, questo riconoscimento di ambasciatrice di pace, perché come voi sapete Palazzo Dogana sin dai tempi della presidenza del compianto professor Antonio Pellegrino è sede dell'ambasciata di pace, un'amministrazione cioè che da tempo è in prima linea e in prima fila a difesa dei valori e dei principi della libertà e della democrazia, principi che non sono assolutamente vetusti, ma che anche nella attualità e nel particolare momento storico che noi viviamo sono di particolare importanza e di particolare rilevanza. Parlare di questi principi e rievocare figure storiche che si sono battute sino al punto di perdere la vita per principi di libertà e di democrazia, credo che non sia soltanto un esercizio storico e dialettico pur importante, ma sia un momento che assume una valenza politica di non trascurabile entità. Consentitemi anche di portare il saluto e il ringraziamento al sindaco del comune di Torremaggiore, all'amico Lino Monteleone, che è il comune che ha dato i natali a Nicola Sacco. Come pure porto il saluto e il ringraziamento per la sua presenza all'amico compagno dottor Matteo Marolla, ci tengo a dire compagno perché non abbiamo assolutamente vergogna a dire che siamo stati militanti e siamo ancora di compagini politiche della sinistra e del centro-sinistra. Compagno Matteo Marolla, già sindaco del comune di Torremaggiore, esponente politico di primo piano di questa città e della provincia, che è anche in questo momento presidente dell'associazione Sacco e Vanzetti. Come voglio salutare tutti voi che in questo momento avete inteso e ritenuto di dover, con la vostra presenza in questa sala consiliare, rendere omaggio a questa figura nobile di conterraneo, di nostro conterraneo, di nostro concittadino. Mi sento di essere concittadino di Nicola Sacco, essendo, come voi sapete, io di San Severo, comune a pochissimi chilometri da Torremaggiore, quindi mi sento in diritto, diciamo, di poter definire Nicola Sacco mio concittadino, proprio perché i nostri comuni sono così vicini, con scambi culturali, economici ormai che perdurano da anni. Prima di raggiungere questa sala consiliare, insieme agli amici Monteleone,
gioia, ci siamo intrattenuti con Ferdinanda Sacco, che in maniera commossa ricordava la figura dello zio, che diversamente da quella che è la storiografia, aveva come nome di battesimo Ferdinando, nome che gli è stata poi attribuito alla nascita, avvenuta 5 anni successivamente, 5 anni dopo, la tragica dipartita di Nicola Sacco. Nicola Sacco è stato uno dei tanti nostri conterranei, nostri concittadini, che in anni di assoluta povertà che attraversavano le nostre terre sono andati a ricercare migliore sorte per sé e per i propri familiari in terre lontane, anzi lontanissime, come nel caso di Sacco, che addirittura insieme a tanti italiani in quegli anni emigrò in America. Emigrò con la speranza di trovare una prospettiva migliore per sé e per la propria famiglia. In quegli anni tanti emigranti italiani fecero parlare bene di sé proprio per la loro laboriosità, per la loro onestà, per il loro senso di sacrificio e la loro disponibilità al lavoro e la loro volontà di costruire in quella terra un futuro migliore per sé e per i propri familiari. Nicola Sacco purtroppo in terra d'America non trovò la fortuna, così come aveva sperato ed auspicato, invece trovò un tragico destino, quale è stata la morte avvenuta insieme a Bartolomeo Vanzetti, per una vicenda storica che a distanza di ancora tanti anni appunto grida vendetta, grida ingiustizia per 2 persone innocenti che furono trattati a modi criminali e di delinquenti comuni, persone invece di cristallina onestà che invece si battevano per valori e principi nobilissimi come erano quelli contemplati dalla ideologia socialista, la ideologia che prevedeva l'uguaglianza, prevedeva la possibilità di progresso, la possibilità per ogni essere umano di poter realizzare se stesso e le proprie aspirazioni in un contesto libertario e democratico. Purtroppo l'America, che dovrebbe essere culla di democrazia, invece in quegli anni mortificò e non riconobbe a questi nostri 2 connazionali il diritto di poter professare liberamente questi valori e questi principi. Tanti italiani ebbero in quegli anni a occuparsi della vicenda Sacco. Poc'anzi l'amico Matteo Marolla ricordava la nobile figura dell'onorevole Leone Nucci, parlamentare, deputato in quegli anni, sanseverese illustre, avvocato di grande fama nazionale ed anche internazionale, perché si era contraddistinto nella difesa di tanti socialisti anarchici, l'aveva fatto anche gratuitamente. Ricordo Leone Nucci, deputato e esponente politico di primissimo piano del Partito Socialista in quegli anni e grande avvocato, è morto in condizioni di assoluta povertà. I suoi compagni del suo partito in quegli anni ebbero a fare una colletta per poter celebrare i suoi funerali, proprio perché Nucci aveva terminato i suoi giorni in una condizione di assoluta indigenza, proprio perché lui, come tanti altri socialisti ed esponenti politici di quegli anni, avevano ispirato la loro esistenza ai valori di democrazia e di libertà, non curandosi degli interessi personali. E molti di questi esponenti politici avevano concluso la loro esistenza in condizioni di assoluta indigenza e di assoluta povertà. Bene, Nucci, dicevo, in quegli anni fu tra i parlamentari più attivi nella difesa di questi 2 connazionali resi vittima di una ingiustizia assolutamente
grande come è stata quella di cui sono stati vittime Sacco e Vanzetti. Molte interpellanze, molti interventi parlamentari, molte azioni a livello politico per difendere appunto questi due connazionali. E addirittura anche Mussolini, ricordavamo poc'anzi una pubblicazione recentissima che ricorda l'intervento di Mussolini, che allora era socialista, era direttore dell'Avanti, cioè il giornale, l'organo ufficiale del Partito Socialista, che pure si occupò di questa vicenda presso le autorità diplomatiche per poter salvare la vita a questi due uomini. Operazione che non riuscì e Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti persero la vita tragicamente, così come noi tutti sappiamo. Allora oggi per me è un vero onore dare questo riconoscimento di ambasciatore di pace a chi, come la signora Sacco, porta il nome e il cognome di Ferdinando detto Nicola Sacco, questa figura umile, modesta, ma di grande concittadino e di grande combattente per i valori della libertà, per i valori della democrazia. E oggi Dio solo sa di quanto sia importante l'esempio di queste persone in un momento di smarrimento, di sfiducia nelle istituzioni e nella partecipazione democratica. Oggi rievocare questa figura attraverso questo riconoscimento a Ferdinanda Sacco è per me motivo di orgoglio, di onore. Quindi io ringrazio anche Mimmo Di Gioia e tutti gli amici che animano l'ambasciata di pace di Palazzo Dogana di avermi dato questa opportunità, che sicuramente sarà nella mia esistenza, nel mio impegno pubblico, momento ricordevole e importante insieme ad altri che pure ho avuto, però questo non di meno, di minor rilievo, di minore importanza. E io quindi voglio dire grazie a loro, grazie a tutti quanti voi per la vostra presenza e un abbraccio alla signora Sacco nel ricordo di suo zio, che è onore ancora oggi a distanza di tanti anni per la nostra terra e per la nostra capitanata. Quindi vi ringrazio di cuore e ripasso la parola a Mimmo per la prosecuzione della... Ripasso la parola a Mimmo e facciamo le cose, mi trattengo qui. Facciamo finta che ogni tanto il protocollo lo... Io credo che adesso debba parlare il sindaco di Torre Maggiore per portarci i saluti della comunità di Torre Maggiore, che è stata patria sia dello zio che della nipote di oggi. Sì, buonasera. Ovviamente con gradito piacere ho accettato l'invito di Teo Marollo e Teo Marolla di Ferdinanda Sacco a presenziare e a prendere parte a questa cerimonia. L'ho fatto evidentemente in quanto sindaco della città, perché potessi rappresentare il saluto, diciamo, la vicinanza mia, dell'amministrazione comunale e naturalmente della nostra laboriosa comunità cittadina. Mi fa piacere qui incontrare tanti nostri concittadini che seguono da vicino e che sostengono a vario titolo da molti anni diciamo il ricordo, la memoria di questa che certamente è stata una tragedia, come ho avuto modo di dire in altre occasioni pubbliche, ma che resta anche, tra virgolette, una opportunità per la nostra comunità cittadina. Di fronte ad un evento tragico, di cui quest'anno, come è stato ben ricordato, ricorre il 90° anniversario, Torre Maggiore ha avuto l'occasione, l'opportunità di ricordarlo e soprattutto di farne una memoria che non sia qualcosa di un sepolcro imbiancato di cui ogni tanto fare, diciamo, appunto memoria o riproporre soprattutto alle giovani generazioni, ma è l'occasione per ristabilire valori e riferimenti di attaccamento alla nostra comunità. Alla stessa stregua mi sento di dire di ringraziare il presidente della provincia che ci ospita, evidentemente l'amico nonché sindaco di San Severo, collega, l'avvocato Francesco Miglio.
un paio di considerazioni molto veloci, perché è doveroso andare avanti con i lavori, soprattutto perché ciascuno di noi, avendo delle responsabilità istituzionali, devono proseguire, diciamo, nel rispettivo impegno. Tutte le iniziative che ho sostenuto e che abbiamo sostenuto in questi mesi, sin dal mio insediamento poco più di un anno fa, ho avuto modo di sottolineare un aspetto che tra gli altri mi interessa. Certamente poi alcuni, come dire, hanno un riferimento più definito sotto il profilo ideologico, rispetto al quale la mia storia evidentemente non appartiene, ma in quanto sindaco ho puntato molto su questa vicenda, perché innanzitutto rappresenta una negazione del diritto alla vita. Ho avuto modo di dirlo ogni volta che ne ho avuto la facoltà, per motivare il nostro impegno e il mio personale, perché evidentemente nessuno si può arrogare il diritto, men che meno uno Stato. Questa è una contraddizione forte che gli Stati Uniti d'America, che sono la culla, come diceva Francesco Miglio, della civiltà e della democrazia, o in ogni caso anche con le relative distorsioni che ancora continuiamo a vivere nei nostri tempi, dicevo, è stata un grave errore, frutto, diciamo, dei tempi che abbiamo attraversato, che hanno attraversato la storia di quel secolo a 360 gradi. Quindi un diritto alla vita che è stato negato e che va invece risottolineato attraverso l'impegno di ciascuno di noi. E poi perché appunto erano due nostri compatrioti, due nostri conterranei, o meglio italiani, in particolare Nicola Sacco, che evidentemente erano andati lì nel tentativo di riproporre, di darsi una nuova opportunità per sé e per le proprie famiglie, che le nostre terre in quella circostanza non hanno potuto offrire loro. Ed è un ritorno anche ai tempi di oggi, perché i cicli della storia evidentemente spesso si ripetono, sia pure sotto forme differenti. Anche oggi tanti emigrano per ragioni analoghe, magari c'è un'emigrazione dettata soprattutto dai cosiddetti cervelli, da quanti hanno un livello di studio medio-alto e che cercano di affermarsi nella professione, nel lavoro, in contesti che sono più generosi rispetto purtroppo ai nostri territori. Ora, rispetto a questo, il sindaco della nostra città, di Torre Maggiore, continua, nei limiti del possibile, a sostenere le iniziative che abbiamo messo in campo e che continueremo a mettere in campo in maniera evidentemente chiara, diciamo inequivocabile, perché la vicenda triste di Sacco e Vanzetti è una vicenda che riguarda le radici, la storia della nostra città e soprattutto, se guardiamo al futuro, al destino della nostra comunità. Quindi l'auspicio come sindaco, ma anche come vostro concittadino e concittadino di Ferdinanda Sacco, che ringrazio per la tenacia, sì, la tenacia tra gli altri valori che ha messo in campo in questi anni affinché questa storia non fosse dispersa nei meandri di tante altre vicende che pure si sono verificate nel tempo. Noi continueremo a sostenerla e a dare il nostro contributo, prima ancora che in termini istituzionali, in termini umani. Grazie e buon proseguimento di lavoro. Andiamo a completare gli impegni istituzionali dei nostri rappresentanti istituzionali, quindi io passerei subito a fare in modo che il Presidente della Provincia dia la targa che abbiamo... Ho detto la targa? A Maria Fernanda Sacco, Presidente Associazione Sacco e Vanzetti, conferiamo il titolo di ambasciatrice di pace nel mondo. Foggia, nella giornata internazionale della pace, oggi 2017. Ci accomodiamo. Posso sedere? Devo dirvi, sono particolarmente commossa. Si vede.
per quello che il presidente ha voluto fare, darmi una targa così importante, in una giornata così importante ad una piccola donna come me. Io ho lavorato, è vero, abbiamo fondato l'associazione nel 2004, nel 2007, io ho fondato l'associazione Sacco Vanzetti per ricordare mio zio. E sono 10 anni il presidente della nostra associazione, il dottor Matteo Marolla, mi ha aiutato in tutti questi anni a realizzare quelli che erano i miei sogni, quello di far ricordare il nome di mio zio. Siamo andati in questi 10 anni in tante scuole di tutta l'Italia, nei paesi, nelle città, non solo per far conoscere il caso, ma per portare il loro messaggio di amore, di libertà, di giustizia. Era quello che loro volevano, ma era una libertà considerata creativa, non persecutiva. Ancora oggi ci invitano e ci diamo nelle scuole di ogni ordine e grado, ancora oggi, nonostante i miei anni e i miei problemi di salute, io cerco di fare quanto più possibile per ricordare il nome e il dramma che ha vissuto la mia famiglia. Io ero bambina, sono nata 5 anni dopo. A me è stato dato il suo nome, essendo, come ha detto il presidente, essendo maggiormente, mi sento responsabile, essendo la responsabilità di continuare a dire la sua storia. È stato un dolore immenso per la nostra famiglia e in tutti questi anni non abbiamo dimenticato. Io da bambina sentivo parlare di condeno, la data della partenza, la data dell'arresto, la data della morte, la data tutte le date, quindi io ricordo benissimo, l'ho sofferto con i miei ogni momento doloroso che lui ha trascorso. Quando c'è stata dopo 50 anni la riabilitazione, erano vivi ancora alcuni dei miei, qualche fratello, i miei cugini, poi sono rimasta sola e sono rimasta solo la sola. Eravamo 11 nipoti Sacco, sono rimasta da sola, quindi cerco di cavarla, di fare quanto più possibile. Allora io condivido questo premio con tutti gli amici dell'associazione Sacco e Vanzetti, col presidente Massimo Madonna, che loro mi danno la forza di andare avanti, anche se qualche volta testardamente dico mi devo ritirare perché io non ce la faccio più per i miei motivi di salute e non mi sento più di continuare. Ma cosa devo fare? Questi sono dei testardi che devo continuare a lavorare con loro, non lo so. Comunque, fino a che avrò un attimo di vita, difenderò il nome di mio zio. Ricorderò, era il mio intento parlare con i giovani ed è stato il motivo per cui ho fondato l'associazione. Però con rammarico devo dire che in associazione i giovani non vengono perché sono presi da altri impegni, da altre cose. E questo è un rammarico per me. Spero, adesso è di grande aiuto la nostra scuola media col gemellaggio che ha fatto con Villa Falletto. Adesso mi aiuta la scuola a portare avanti questo ricordo. E ogni anno c'è uno scambio, gli alunni nostri
vanno a Villa Falletto, l'anno dopo ritornano da lui. Quindi io faccio conto, spero che siano i ragazzi a continuare a sperare, spero almeno, perché il mondo ha bisogno di pace e che pace sia per tutti quanti noi. Dopo tre ambasciatori che l'amministrazione provinciale di Foggia e noi pacifisti abbiamo voluto che fossero onorati, finalmente abbiamo una donna e quindi era giusto che ci fossero anche dei fiori per lui. Invito tutti quanti presenti naturalmente a proseguire questa giornata internazionale della pace con un dibattito presso l'associazione Calebas sulla strada della cartiera, per chi non lo sapesse. Avremo anche lì ospiti e persone con cui vogliamo approfondire quello che sta succedendo nel mondo e come ambasciatore di pace non ci possiamo sottrarre a quello che nel mondo tra persone inavvertite, chiamiamole così, e persone poco adusi alla pace, stanno mettendo in pericolo appunto la pace nel mondo. Vi aspetto tutti quanti da Calebas. Grazie. La fatica non la sento, se riuscirò a portarti il mondo, se riusciremo in questo intento, pace che il mondo ne ha bisogno, una marcia di pace che viene da lontano, la pace che arrivi lontano con te, il mondo ti chiede davvero una mano di pace, cammina con te, una pace che arrivi.